ciò che Zacchio ha evidentemente grazie. Detto. Velocemente, ecco, siccome noi abbiamo il 33% dei giovani che sono disoccupati in Italia, c'è una massa di alcuni milioni di possibili futuri per sempre del tutto disoccupati, questo è un discorso di tipo generale che se non si fa così, in termini sia geografici sia di motivazioni culturali, proprio nell'andare a cambiare lavoro, non si risolve. Poi un'altra cosa è l'eccellenza. Cioè noi abbiamo delle eccellenze che non dobbiamo lasciarci scappare e quindi riusciamo a bloccarle, e questo è un problema italiano effettivamente. La fuga dei cervelli di alto livello c'è e dobbiamo trovare il modo per riuscire a tenerli nel nostro ambito. Certamente il discorso in termini generali è del tutto differente, non può essere generalizzato. In una manciata di secondi, Petrini? No, devo dire che io condivido le osservazioni che sono state fatte e non credo che la situazione della disoccupazione, soprattutto fra i giovani, sia un dato ineluttabile, che non è diversamente collocabile. Per esempio, il fatto che si aumenti l'età pensionabile è un fatto che porta a difficoltà di inserimento dei giovani nel lavoro. Quindi ci sono molte cose che si potrebbero fare, perché è giusto questo che veniva detto, cioè il punto è che non è che si tratta di essere imprenditori di se stessi, ci vogliono delle politiche che mettano in grado i giovani di trovare. Non si può delegare tutto al singolo, ma se c'è uno Stato... Che questa situazione di mercato non è più sufficiente, è un consiglio, consiglio assolutamente da dare, di motivazione. Dopodiché tutto vero è quello che lei dice, ma non sarà sufficiente nella misura più assoluta, lo è stato. Pensate che negli ultimi 20 anni noi abbiamo avuto, i primi 10 anni, quindi da 20 anni a 10 anni fa, un incremento occupazionale legato a un incremento del PIL. Negli ultimi 10 abbiamo avuto un piccolo incremento con un decremento del PIL, perché sono stati sfruttati i contratti interinali, il co-co-co e queste cose qui. Adesso non c'è più dei proiettili da sparare. Se noi non diciamo chiaramente alla gente, guardate che di lavoro ce ne sarà sempre meno, con tutte le problematiche che la politica deve risolvere, e su quello che lei dice giusto, senza il minimo dubbio. I numeri sono talmente immensi ormai, quando noi parliamo del 33% di giovani che sono disoccupati, che sono assolutamente non risolvibili con, pur giustamente, quelle cose che lei dice sul discorso in termini... Io purtroppo devo chiudere, ne parleremo nelle prossime puntate, se posso tradurre, in attesa che lo Stato pensi a noi, forse è bene che in prima persona cerchiamo di responsabilizzare le nostre vite.